Così mi vedi? Benissimo. Sai che microfono? Fantastico, sì, molto. D'altronde. Ti piace, sì? A me una cifra. Sta registrando? Sì. Dai. Dopo il successo alla Festa del Cinema di Roma, arriva nelle sale Lo chiamavano Gigrobò, il film diretto da Gabriele Mainetti con protagonisti Claudio Santamaria, Luca Marinelli e Ilenia Pastorelli. Noi di Fanpage lo abbiamo intervistati, sentite che cosa ci hanno raccontato. Non so che mi è successo, però mi sento bene. È musicato un ragno, pipistrello, sei cascato da un altro pianeta. E me frega, pure parecchio. Per fare film originali e brillanti in Italia bisogna produrseli da soli, almeno inizialmente? Ah, che domanda interessante. Non lo so, a me è capitato così. Prima di tutto bisogna pensarlo. E scriverlo è la cosa più importante, quindi dare lo spazio agli sceneggiatori che meritano, e invece di pensarsi figli degli autori che comunque ci hanno preceduto, che sono dei giganti mostruosi che in qualche modo ci hanno insegnato tanto ma ci hanno schiacciato tanto, e quindi dobbiamo in qualche modo prenderci il nostro spazio. Così. Io ho dovuto produrlo per conto mio perché nessun produttore credeva in questo progetto, finché poi ho incontrato Rai Cinema e mi ha dato i soldi per sviluppare la sceneggiatura e convincere poi da produttore che ho costituito la società. Loro pensavano che io già ce l'avessi la società, io non ce l'avevo. Mi hanno detto: ma tu hai fatto tutti questi cortometraggi con la tua società, magari lo puoi fare tu. Sì, come no, non c'hai, ho costituito la società. E nel tempo lunghissimo di gestazione, insomma, societario, ho tirato su i soldi per poter fare questo film. Però di solito succede così, io lo vedo anche sul web, molti ragazzi provano delle vie alternative perché l'italiano fa fatica a digerire qualche cosa che non sente come proprio, perché è nuovo. Invece bisogna avere... Spesso ho sentito parlare di coraggio, più che coraggio io parlerei di curiosità e fiducia. Questi sono gli due elementi necessari. Enzo è un supereroe, una via di mezzo fra Spider-Man e il personaggio interpretato da Ryan Gosling in Drive. Ma volevo sapere quali sono stati i punti di riferimento per la costruzione del protagonista. Mi piace... Io ho visto sia Drive che chiaramente tutti gli Spider-Man di Raimi e questi ultimi Amazing Spider-Man. Beh, Spider-Man sicuramente è un elemento di riferimento molto importante, però mi sento di dire che il nostro supereroe è un supereroe che poi all'inizio non è un supereroe. Diciamo che il film si incentra sulla nascita di un supereroe, perché lui per tre quarti del film non vuole proprio saperne di occuparsi degli altri o salvare gli altri. Lui è semplicemente un delinquente con dei superpoteri. Se tu avessi dei superpoteri, che cosa faresti? Io con i superpoteri probabilmente farei quello che ha fatto Enzo. Non lo so, forse vorrei provare a saltare da un palazzo all'altro per avvertire un iperforza, un bisogno di volare, chi lo sa, non lo so, sicuramente proverei a fare del bene, questo è indubbio. La cosa che ci divertiva è che il superpotere o il potere stesso, secondo noi, un po' per fare critica, in Italia non è una responsabilità che abbiamo, è una sorta di privilegio, e questo viene esplorato all'inizio. Io ho questa forza, la prima cosa che faccio? Faccio le cose che non ho mai avuto nella mia vita, e quindi è molto divertente come lui gestisce questa superforza nella relazione con, diciamo, l'elemento femminile, che è una sorta di grillo parlante. Si accorge che così non va da nessuna parte, e si accorge di quanto invece sia meraviglioso il mondo che è attorno. È anche un po', non voglio dire che è moralistico, perché per me il cinema non deve avere niente a che fare con la morale, però in qualche modo è sensibile a un bisogno contemporaneo, che è quello di in qualche modo guardarci e non guardarsi e basta. Ma che pure te c'ha la spada, Lada? La spada chi? Domanda d'obbligo, supereroe preferito? Supereroe preferito non saprei, perché sono un lettore di fumetti, amo molto Hulk,
perché mi strugge questa sua incapacità di trattenere la rabbia e trasformarsi in quest'uomo verde che poi dopo comunque aiuta gli altri. Grazie.